Signora Valdini, lei è uno studioso della medianità. Come si è avvicinato a questo campo? Ma io non è che mi sia avvicinato di solito, come succede a molti che si occupano di queste problematiche e a un certo momento si danno a questi studi. Per me la cosa direi è stata un po' diversa, perché fino da bambino in casa mia sono avvenuti i più grandi fenomeni della medianità, grazie a un amico di famiglia che aveva delle facoltà medianiche eccezionali. In casa mia si sono prodotti fenomeni di materializzazione, di voce diretta, di apporti, di profumi, di luci, praticamente tutta la fenomenologia dell'alto medianismo si è verificata e a questa in gran parte io ho assistito direttamente. Lei stesso ha delle capacità medianiche, se No, permette la nessuna domanda. facoltà, io non ho facoltà paranormali. Quindi io mi sono trovato coinvolto fino da bambino in questo che per me è stata una cosa naturale. Tutta questa fenomenologia paranormale praticamente fa parte della mia vita, anche perché dopo quel ciclo di sedute in casa mia col nostro amico è durato circa 16 anni. Poi le sue facoltà improvvisamente si sono azzerate e poi ho avuto la possibilità, anche la fortuna posso dire, di assistere a sedute medianiche nel nostro paese, prodotte da almeno dai due più grandi medium che noi abbiamo avuti, Roberto Setti al Cerchio Firenze 77 a Firenze e Corrado Piancastelli al Centro Italiano di Parapsicologia di Napoli. Ecco, ci vuol parlare per cominciare di Roberto Setti. Io conobbi Roberto Setti nel 1951. Quando venne a casa mia, allora abitavo in Toscana, venne a casa mia portandosi dietro uno di quei magnetofoni a filo, come usavano allora, e mi fece ascoltare una seduta. Quindi il nostro rapporto cominciò da allora, però per una serie di circostanze che non è possibile né spiegare né raccontare, io ho potuto assistere a una delle sue sedute solo negli anni 70, quando già ero da molti anni a Bologna. E come ricorda una seduta tipica di Roberto Setti? Beh, la seduta tipica di Roberto Setti direi è una di quelle a cui io ho partecipato e durante la quale mi è stato dato personalmente un apporto dall'entità guida Michel. A questa seduta si sono manifestati la guida Dali, poi si è manifestato l'entità Kempis che dava degli insegnamenti che definirei piuttosto esoterici, cioè siamo su un tipo di filosofia che cerca di spiegare la vita e la morte, direi quasi uscendo fuori, forse è la parola esatta, uscendo fuori dal tradizionalismo imperante e da quello che abbiamo appreso dalle religioni. Poi si manifestò l'entità Teresa di Lisieux, che si manifestava in queste sedute e che inviava messaggi di tipo mistico, ecco. E qui successe un fatto particolare al quale io non ero, cioè non ero abituato, non sapevo come si verificava, perché quando si manifestava questa entità Teresa, il medium andava in levitazione e girava in aria sopra i presenti. Qualche volta toccava con i piedi la testa dei presenti oppure si appoggiava dolcemente sulle loro spalle. Ma la seduta era al buio o Al alla buio, al luce? buio completo, al buio completo. Io quella sera ero seduto di fianco, proprio di fianco al medium, alla sua sinistra ero seduto. E come ha potuto vedere? E no, adesso le spiego. Quando questa entità Teresa ebbe fatto il suo esordio, diciamo, e ebbe parlato, girando sopra le teste degli assistenti alla seduta, successe che si portò sulla verticale della poltrona del medium. E a un certo momento io sentii la mano di Roberto dall'alto toccarmi la testa. Istintivamente, in una mano avevo l'apporto che mi era stato dato, istintivamente alzai il braccio e lui mi afferrò la mano. Ma afferrandomi la mano, lui mi tirò
ancora in su, quindi io fui costretto ad alzare proprio tutto il braccio stringendo la sua mano, e lui era lassù in alto. A un certo momento il peso del suo corpo cominciò a gravare sulla mia mano, sul mio braccio, fino a quando io non fui più capace di sostenerlo. Cioè, si deve pensare che a un certo momento la forza di gravità riprendeva il suo dominio, perché la levitazione è un annullare praticamente la forza di gravità. E a un certo momento il medium cadde proprio sul pavimento come può cadere un sacco di patate, con un tonfo sordo che io mi spaventai molto. Dissi, mamma mia, cosa gli sarà successo adesso? E non sentii più niente, silenzio assoluto. Senta, e la voce del medium si trasformava di volta in volta? Sì, quando parlava, specialmente quando parlava Teresa, direi che la voce era tipicamente femminile. Tipicamente femminile. Direi ad onor del vero che le voci erano diverse, però sia con Dali sia con Kempis c'era sempre un sottofondo, un lieve sottofondo della voce di Roberto, anche se cambiava tono e dizione, modo di dire, modo di esprimersi, non era più il suo. E a proposito dell'apporto, che cosa, che oggetto era? No, volevo finire quello di Teresa, certo, quello scusi. Di Teresa. Quando poi sono state riaccese le luci, il medium era al suo posto sulla poltrona, si svegliò dalla trance normalmente. E mi fu detto appunto che dopo queste cadute apparentemente rovinose, il medium automaticamente veniva rimesso sulla poltrona. Ma a lui non succedeva mai niente. Quella sera, in ogni seduta, questa guida, entità Michel, produceva un apporto. E gli apporti del Cerchio Firenze, avvenuti al Cerchio Firenze 77, hanno una particolarità che almeno nella storia del paranormale io non l'ho mai riscontrata. Cioè, avvenivano attraverso delle materializzazioni lente. Queste materializzazioni si concretavano così. Nelle mani del medium appariva un grumo di sostanza che sembrava di plastica, di argilla, non si sa di che cosa fosse. E pian piano questa materia si trasformava fino a diventare di metallo, magari di metallo nobile, come degli apporti erano dei fregi di oro, per esempio, oppure di argento, con delle pietre incastonate. E posso dire questo, che in un'altra seduta questa materializzazione lenta fu fatta toccare, e chi la toccò mi assicurò che sembrava plastica, gomma, molto molto duttile, a due medici. Uno è il dottor Pierangelo Garzia, l'altro è il dottor Giovanni Annuzzo. E l'entità guida che produceva questa fenomenologia fece accendere la luce, perché i fenomeni si svolgono al buio, anche se le mani del medium, quando c'è l'apporto, venivano illuminate. Da chi? Venivano illuminate, acquistavano una luminescenza di tipo fosforescente, quindi si vedeva benissimo cosa stava succedendo nelle sue mani, anche se la seduta si svolgeva al buio. E in quell'occasione, appunto, l'entità guida, per far capire che non si trattava né di trucchi e che la cosa veniva gradatamente da una materia informe a un oggetto poi di metallo completamente finito, fece accendere la luce e questi due medici fece toccare proprio questa materia ancora informe che sembrava gomma. E loro la toccarono, la strinsero, poi fece rispengere la luce e l'oggetto piano piano si concretò, divenne l'oggetto finito, ecco. Era una spilla che fu data a una persona che apparteneva al nostro gruppo. E l'apporto invece che fu dato a me è un fregio in ottone, un fregio di nessun valore, sì, non ha valore perché è un metallo così, un fregio di ottone che rappresenta un canestro di frutta e fiori. E quando l'entità guida me lo mise in mano, mi fece aprire le mani così, me lo mise in mano da tenerlo stretto e mi disse, tieni, questo è per te, per il lavoro che dovrai fare. Così, era ancora un pochino leggermente caldo l'apporto, ma niente di straordinario.
Sento una domanda un po' brutale. Lei non ha avuto quindi mai motivo di dubitare della bontà dei fenomeni? Assolutamente no, perché io conoscevo già da tempo il medium e sapevo benissimo che cosa avveniva nelle loro sedute. E gli apporti però di Roberto Setti, nella maggior parte avvenivano in questo modo, altre volte invece le materializzazioni erano istantanee, come quando si manifestò l'entità del grande medium dell'Ottocento, Home, e disse che avrebbe apportato la chiave che lo salvò da un mancato assassinio, perché quando poco dopo la metà degli anni 50 Home venne in Italia, si recò a Firenze. Si recò a Firenze e fece delle sedute, specialmente nell'ambiente inglese, c'era una colonia inglese anche allora a Firenze. E però, sa com'è, forse in parte venuto fuori dalla religione che non vedeva di buon occhio certe manifestazioni, forse la gente presa dalla paura, questo medium non lo volevano a Firenze. E una sera quando rincasava, un ignoto lo pugnalò, fu minacciato prima, lo pugnalò, lo salvò una chiave che aveva qui nel panciotto. Una chiave di quelle che usavano allora, una chiave grossa. E nella manifestazione, quando si ripresentò a Firenze in una seduta, istantaneamente questa chiave, chissà dove era, cadde sul pavimento. Sì, aveva anche di questi tipi di materializzazione. Ma voglio dire ancora un'altra cosa, del Cerchio Firenze, a parte l'alto insegnamento che è stato impartito dall'entità, cioè. Voglio dire qualche cosa che forse può far più piacere agli ascoltatori. Si è manifestato Gandhi, che ha dato un bellissimo messaggio, e si è manifestato l'ingegner Mattei, quello che perì in quell'incidente aviatorio, no? E lui ha dato questo messaggio, naturalmente nessuno ci crederà. Lui disse: la Valle Padana è piena di petrolio. A grande profondità, cercatelo e lo troverete. Io vi lascio questo messaggio. Prendiamolo così come messaggio. Senta, a proposito dei messaggi di tipo spirituale che tramite Roberto Setti arrivarono ai partecipanti a queste sedute, cosa ci può dire? Che tipo di messaggi erano? Perché francamente, leggendo un po' la letteratura sulla medianità, si nota spesso una ripetizione di questi messaggi, cioè una scarsa variazione, cioè insomma ci sono poche cose Cioè, nuove e tanta ricalcano il ripetizione. tradizionalismo e non per voler, sì, ricalcano un po' quelle che si potrebbero definire le massime eterne che poi si ritrovano nei Vangeli e questa è una cosa che tutti potrebbero essere in grado di fare. Mentre invece direi che sono insegnamenti, sono comunicazioni che devono essere considerate dei veri insegnamenti esoterici, esoterici perché nell'antichità, come sa, questi insegnamenti erano dati verbalmente soltanto a chi era ritenuto in grado di poterli capire. Praticamente erano dati agli adepti, che poi questi adepti diventavano degli iniziati e avevano questi tipi di insegnamenti. Ebbene, adesso sia al Cerchio Firenze 77 sia al Centro Italiano di Parapsicologia, del quale parleremo dopo, questi insegnamenti invece contengono proprio quelle parti esoteriche che difficilmente, sì, in parte ci sono stati tramandati, in parte si ritrovano nei testi orientali, però messi un po' alla portata di tutti, questo ancora non era mai successo nell'ambito delle sedute medianiche. E a proposito delle sedute medianiche, della medianità in particolare, vorrei aggiungere questo. Se si guarda tutta la medianità
devo premettere che ha seguito l'uomo fino dalla preistoria. Non è una cosa di oggi, non è una cosa che è cominciata nel 1848 con le sorelle Fox in America. Da quella data c'è una partecipazione dell'uomo che ha cominciato ad osservare e a registrare questa fenomenologia. Però la medianità, l'uomo, l'ha sempre avuta. Ecco, se si esamina la medianità dalla metà del secolo scorso fino ad oggi, ci si accorge di una cosa importantissima. E questo, nelle prime sedute americane, nelle sedute medianiche americane, questo era già stato adombrato. E poi effettivamente si è verificato, cioè dai fenomeni fisici siamo passati in prosieguo di tempo al fenomeno della voce diretta, che sarebbe un po', diciamo, il periodo di transizione fra un fenomeno fisico e un fenomeno intellettivo, fino a giungere, anche con quelle del Cerchio Firenze 77, a una medianità intellettiva di alto livello. E questo, a mio avviso, è stato lo scopo di questo complesso fenomeno, complesso e multiforme anche, che ha coinvolto medium e ricercatori in tutte le parti del mondo, cioè partire da una fenomenologia fisica spicciola in maniera che questa colpisse le persone, per arrivare a un traguardo che secondo me ancora non è definitivo, per arrivare al traguardo di far capire all'uomo che deve cercare di studiare soprattutto e di portare in superficie la propria interiorità. Perché è questo l'alto messaggio esoterico che danno sia al Cerchio Firenze 77 sia al Centro Italiano di Parapsicologia di Napoli. Al di fuori di quelli che sono i tradizionalismi, cioè ci si accorge andando a guardarli, e si potrebbe dire che quello di Firenze e quello di Napoli in certo qual modo sono complementari, perché prospettano le cose da due angolazioni diverse, però guardandole a fondo entrambe ci si accorge che sia un quadro ancora più completo dei misteri che riguardano la vita, la morte, l'evoluzione, il problema di Dio, l'incarnazione dello spirito, la morale umana riferita, raffrontata con la morale universale, che è completamente diversa, e via, cioè praticamente ci si possono trovare le risposte alle problematiche insolute che da millenni l'uomo si porta dietro. Non solo, ma bisogna ricordarsi di una cosa molto importante, che queste comunicazioni, questi messaggi non devono essere presi alla lettera, ma proprio come gli insegnamenti esoterici devono essere penetrati nello spirito, perché questa è la cosa importante. Le entità che hanno trasmesso questi messaggi non è che ci abbiano dato la soluzione dei problemi, no, queste comunicazioni possono essere la strada per arrivarci, ma ci dobbiamo arrivare da noi singolarmente, con un processo di maturazione e di ricerca che deve essere esclusivamente soggettivo. Quindi questo è il valore di queste comunicazioni di alto livello. Quindi c'è un messaggio. Scusa, riprendi la domanda. Quindi c'è un messaggio di libertà, di responsabilità e di tolleranza. Soprattutto questo, non solo, ma è un messaggio che tende a riqualificarci come esseri indipendenti e liberi. Questa è la cosa importantissima. Seguendo l'evoluzione, sì, noi seguiamo un iter evolutivo che si proietta all'infinito e nell'eternità, però ci viene detto che noi siamo esseri liberi. È certo che ognuno a livello evolutivo in cui si trova non può uscire fuori dalla propria strada, che praticamente è una strada obbligata. Sì, sceglie, ma la propria scelta è condizionata. Non è che possa far qualcosa che va al di fuori da quella che è la strada, da quella che è il cammino sul quale si trova, e che lo porterà ad acquisire una conoscenza sempre maggiore. È una strada indicata dall'intuizione.
È una strada indicata, se vogliamo, indicata dall'intuizione, però succede questo, che quando lo spirito si ritrova coinvolto nella materialità, ecco che allora le cose cambiano, perché la materialità in certo qual modo ci soffoca, la materialità ha le sue leggi, ha i suoi diritti, e noi non possiamo né dobbiamo soffocarla, perché se come certe strutture religiose che vorrebbero che noi vivessimo da spiriti, ma vivere da spiriti, vivere la spiritualità, allora potevamo rimanere nel mondo dello spirito e non venire qui. Qui dobbiamo vivere da uomini. Da uomini, però, ricordandoci, non dimenticando che il nostro vivere è in funzione di una conoscenza che deve arrivare allo spirito. Questo è il discorso importante. Lei ha anche conosciuto e frequentato le sedute di Piancastelli a Napoli, ce ne può parlare? Sì, il tutto ebbe inizio per me e per il piccolo gruppo di cui faccio parte circa 20 anni fa. Circa 20 anni fa fummo invitati ad una seduta e da lì poi, nonostante la distanza, almeno un paio di volte, qualche anno, tre volte, siamo andati giù per assistere a una seduta. Ecco, devo dire sinceramente che all'inizio l'impatto fu piuttosto brusco, perché eravamo abituati, anche se in maniera, direi, eravamo abituati a linguaggi un po' più semplicistici, ecco, anche in comunicazioni medianiche. Non eravamo forse preparati per comunicazioni di alto livello come sono anche quelle del centro di Napoli. Però forse dentro di noi avevamo un certo tipo di maturazione che capimmo subito l'importanza e la validità di queste comunicazioni. Anche Corrado Piancastelli ha iniziato molti decenni fa con fenomeni fisici, fenomeni di tipo fisico, tant'è vero che ho visto una fotografia di questo medium scattata all'infrarosso che è letteralmente ricoperto da ectoplasma. È una cosa veramente strabiliante, non so se Piancastelli l'avrà questa fotografia, ma è veramente eccezionale, è proprio ricoperto di ectoplasma. Però naturalmente era un programma quello di Piancastelli, a mio avviso, e quindi dopo i fenomeni fisici la sua medianità si è stabilizzata e normalizzata in un tipo di medianità ad incorporazione attraverso la quale l'entità A, che sta per Andrea, si è manifestato e ha cominciato a dare una serie di comunicazioni che all'inizio forse in certo qual modo sotto certi aspetti potevano anche ricalcare il nostro tradizionalismo, però pian piano lui di questo ha fatto tabula rasa, cioè ha cercato di farci fare dei passi veramente giganteschi per saltare a pie pari cose che viste da un punto di vista superiore, cioè viste dalla parte dello spirito, hanno un'importanza molto, ma molto relativa. Il dire dell'entità, di questo che io considero un grande maestro, tendono a questo, far capire all'uomo che lo spirito sta a contatto col corpo, naturalmente attraverso un processo reincarnativo che può durare per la conoscenza, che può durare all'incirca 50.000 anni terrestri, e questo stranamente concorda perfettamente con quanto è stato detto al Cerchio Firenze 77. Anche loro hanno parlato di circa 50.000 anni. Attraverso un iter conoscitivo che va dai primi approcci della materialità fino all'incarnazione vera e propria, e poi a una ricapitolazione generale, acquisire da parte dello spirito la conoscenza di uno degli infiniti aspetti dell'universo, o di Dio praticamente, che
che in questo caso, nel caso nostro, è quello della materialità. Quindi lo spirito si incarna, fa certi tipi di esperienze, ma è chiaro che per acquisire questo tipo di conoscenza particolare non può risolverlo e farlo con un'unica vita umana. Da lì il programma viene frazionato in più tempi. Ecco che, incarnato, le esperienze, quelle valide naturalmente, non le sciocchezze della vita, ma quelle valide, passano alla nostra, quella che possiamo definire le nostre zone subliminali, attraverso il preconscio, il subconscio, l'inconscio, arrivano al contatto dell'anima e passano allo spirito, ma passano come essenza dell'esperienza, non come fatto in sé. E da lì lo spirito acquisisce qualcosa che prima non aveva. Ma bisogna stare molto attenti, e questo l'entità l'ha puntualizzato. Lo spirito, essendo di origine divina, dentro ha già tutto. L'esterno gli serve solo per tirar fuori da se stesso quello che già ha. Non è che l'esperienza l'arricchisca dall'esterno all'interno, ma è un risvegliare dentro di lui quello che già possiede. Questo è direi che è il cardine basilare su cui ha impostato il proprio programma di conoscenza di questa materia, di questo insegnamento, che si può chiamare anche questo prettamente esoterico. Questo è il programma che ha impostato questa entità. Naturalmente si è parlato anche di altre cose, si è parlato della vita, dei rapporti che l'uomo deve avere sulla terra, ma con questo viene sempre fuori la massima evangelica, e cioè quello di fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, perché l'entità ha fatto tabula rasa del peccato inteso in senso tradizionale, e se di peccato si potesse parlare, ha detto, si dovrebbe dire questo: il più grosso peccato che l'uomo compie è quello di togliere la libertà agli altri. E questo, in senso generale, naturalmente va capito non letteralmente, non la libertà in senso di mettere un altro in prigione, ma la libertà è anche togliere la libertà ad un amico sopravanzandolo, togliere la libertà al proprio partner perché io lo sopravanzo, e via i casi potrebbero essere tantissimi. Ecco che allora il rapporto di convivenza con gli altri assume tutto un altro aspetto. Quel sentimento che noi chiamiamo amore può essere sì, può raggiungere anche la sublimità per quanto riguarda il nostro ambiente umano, materiale, però bisogna ricordarsi sempre, aver sempre presente che tutto quello che facciamo deve avere un fine, e il fine è quello della conoscenza. Questo, far passare al nostro spirito, praticamente a noi stessi, perché noi siamo il nostro spirito, non è che diventiamo spiriti quando arriva il processo trasformativo della morte. Noi siamo spiriti fino da ora, e lo eravamo anche prima di incarnarci. Questo molti pensano che è. E noi continueremo a vivere in una dimensione diversa, non nella staticità e nella beatitudine, che sarebbe veramente la morte che ci prospettano le religioni, ma continueremo a vivere come esseri dinamici, non statici. Questa credo che sia una cosa importantissima. E continueremo a fare le nostre esperienze e ad interessarci in maniera diversa, perché non avremo più gli organi materiali, ma ce ne potremo interessare più a fondo, più completamente, vedendo le cose anche dall'altra parte della facciata, perché molte ci sfuggono. Cioè, vedendo, ad esempio, un astronomo adesso può studiare l'universo, ma quelle che sono veramente le leggi che lo muovono, specialmente per ciò che riguarda l'energia, che non si vede, non si può, cioè con l'intuizione sono arrivati, anche i fisici hanno, però dietro a questo ci sta sempre qualcos'altro, ci stanno delle leggi che noi non conosciamo. Ecco che l'individuo può acquisire altre conoscenze,
e può spaziare là dove ora i condizionamenti della materia non gli permettono. Questa è la vita, poi in definitiva, dello spirito: andare avanti nella conoscenza. Questa è una qualità insopprimibile dello spirito che l'uomo praticamente si ritrova dentro, anche incarnato. Lo spirito incarnato questo se lo ritrova, perché l'uomo ha questa necessità, questo bisogno, questa sete inestinguibile di sapere. Vuole sapere, vogliamo sapere. Il nostro corpo è uno strumento di conoscenza. È uno strumento per acquisire la conoscenza. Questo praticamente è il nocciolo del messaggio che questa entità ci ha trasmesso tramite questo medium, Corrado Piancastelli, che è uno fra i più grandi, che gli ultimi, direi che per la medianità intellettiva, i due più grandi che ci sono stati si possono dire Piancastelli e Roberto Setti. Sono italiani tutti e due, però anche in altri paesi questo tipo di medianità c'è stato. Noi abbiamo avuto per esempio il nostro Pietro Baldi, che più che un medium inteso nel senso letterale a trans, era un sensitivo, un grosso sensitivo, che ha ricevuto anche lui delle comunicazioni degne di studio per farci capire certe cose, per farci capire come le leggi operano, le leggi di Dio nell'universo, e per farci, in certo qual modo, quella di Pietro Baldi è stata un po' quella di cercare di mettere insieme e spiritualità e materialità, facendo avvicinare religione e scienza. Fino a qual punto ci sia riuscito, io questo non sono in grado di dirlo. Comunque, per questa medianità intellettiva dobbiamo ricordare che in Francia la medium Jean Laval ha prodotto delle comunicazioni veramente eccezionali tramite un'entità, l'entità Symbole, che, fra parentesi, questa si era già manifestata con un altro nome al tempo delle sedute di Victor Hugo, quando si trovò esiliato nell'isola di Jersey. Fino da allora questa entità si era manifestata. E in America poi c'è stata recentemente la Jane Roberts con le comunicazioni di Seth. Quindi direi che c'è una panoramica di queste comunicazioni di alto livello intellettivo che possono permetterci veramente di capire un po' più a fondo la vita, la morte, l'aldilà, la reincarnazione, l'evoluzione, Dio, l'universo, la creazione, cioè tutte cose che le religioni ci prospettano come con una parola, un fiat, ma l'uomo in certo momento non si contenta più di certe cose. Sì, il Dio antropomorfo lo respinge, e giustamente, e invece tutte queste comunicazioni ci danno, anche se lontanamente, ce la danno alla lontana, perché noi non possiamo riuscire a capire l'assoluto, riuscire a capire Dio, perché l'attributo più importante che possiamo dare a Dio è quello dell'infinitezza. E quindi, essendo infinito, noi esseri spiriti, anche potenzialmente infiniti, ma solo potenzialmente, perché siamo suoi figli, e lui deve averci immesso dentro qualche cosa che ci fa simili a lui. Però siamo solo potenzialmente infiniti, perché se potessimo raggiungere Dio, noi allora veramente moriremmo, perché ci fonderemmo con lui, in quanto non ci potrebbe essere un altro essere simile a lui. Questa è la cosa importantissima da dire. Oppure saremmo tornati a casa. Ma a casa in lui non ci potrebbe essere, noi ci annulleremmo. Invece lo spirito continuerà eternamente a progredire e a conoscere, avvicinandosi, come dicono, sempre di più a Dio. Ma questo avvicinarsi poi, in definitiva, è un avvicinarsi che è fatto all'interno, non all'esterno. Questo bisogna capire. E la nostra interiorità, Dio, lo possiamo trovare soprattutto dentro di noi, perché noi siamo una scintilla divina. E il discorso che hanno fatto proprio queste entità, queste comunicazioni di alto livello, ci portano proprio a questo.
è il discorso che hanno fatto anche i grandi mistici. Che è il discorso che hanno fatto i grandi mistici? È il discorso che hanno fatto i grandi mistici, però bisogna stare attenti appunto alle interpretazioni. Quando i grandi mistici hanno detto che si sono immedesimati con Dio, la cosa è vera, certamente. Ma si sono immedesimati in Dio per che cosa? Si sono immedesimati in Dio in uno dei suoi infiniti aspetti. I grandi mistici erano grandi spiriti che erano già arrivati alla conoscenza di uno degli infiniti aspetti di Dio, che in questo caso è la materialità. Certamente, quando l'avremo acquisita questa conoscenza, noi ci fonderemo con Dio, sì, ma solo in uno dei suoi infiniti aspetti. Ecco, il raggiungere Dio in questo, ma dietro a questo ce ne saranno infiniti altri. Ecco allora che la nostra strada sarà infinita, sarà eterna. Noi non arriveremo mai, ma il non arrivare mai non significa che debba essere una sofferenza e un tormento. No, perché ci saranno sempre traguardi ancora più eccelsi da raggiungere. E questa direi che ci dà la sicurezza prima di tutto di non morire mai. E poi perché non rimarremo mai, in parole povere, proprio terra terra, disoccupati. Quanto abbiamo dentro? 7 minuti. Ecco, 7 minuti dovremmo riuscire a farci. Sì. Gira. Gira. Ecco, come avvengono questi fenomeni medianici? Ecco, noi del fenomeno medianico vediamo solo ed esclusivamente la parte terminale. Ma ci sfugge quello che sta dietro la facciata. Ci sfugge completamente quali sono le motivazioni, chi produce effettivamente questi fenomeni e come si svolgono queste varie fasi. Noi ne vediamo solo l'aspetto terminale. Ecco allora che in queste comunicazioni di alto livello intellettivo noi troviamo in certo qual modo una spiegazione, ma è una spiegazione che ci è stata prospettata, ma è una spiegazione logica e razionale. Lo spirito, per poter venire a contatto con la materia, ha bisogno di un qualche cosa che si potrebbe definire un filtro, uno strumento. E perché? Perché spirito e materia sono due cose completamente diverse che non avrebbero se no alcun punto di contatto. Ecco, quindi lo spirito, per potersi calare nella materialità, ha bisogno di questo strumento, di questo mediatore, che è stato definito complesso animico o anima. Ecco, nell'anima, che è una cosa che è destinata a morire poi, quando lo spirito avrà finito il proprio iter incarnativo sulla terra, è destinata a dissolversi, muore completamente. Non lo spirito, naturalmente, la scintilla divina, avrà acquisito questo tipo di conoscenza e continuerà per la propria strada. Dentro l'anima si fisserebbero, userò il condizionale, ma secondo me è logico che sia così, tutto quello che riguarda la nostra vita umana, come in codice. Non solo tutti i nostri eventi, ma anche tutto quello che riguarda la nostra componente psicofisica, praticamente la personalità dell'individuo. Ecco che allora, nelle sedute medianiche, quando si manifesta una personalità che noi riconosciamo, ad esempio nel fenomeno della voce diretta, quando si manifesta un nostro caro congiunto, un nostro familiare, un nostro amico, che riparlano con la loro voce di un tempo, sembra un miracolo. E invece ci viene spiegato, no, è semplicissimo, perché nel complesso animico, nell'anima che lo spirito si porta dietro, non avendo ancora terminato il proprio iter evolutivo, quindi non la può abbandonare perché gli serve ancora lo strumento per altre reincarnazioni, ecco che questo strumento messo a contatto col complesso animico del medium attraverso un sistema di decodificazioni che le entità hanno detto di non poterci spiegare, ecco che questo segnale giunge al medium, si ritrasforma, si decodifica e riproduce perfettamente la voce che il defunto aveva, perché non ha più la lingua, non ha più gli organi vocali, non ha più il complesso fisiologico
si sta scomponendo e quindi è tutto da un'altra parte. Non solo, ma anche nei fenomeni di materializzazioni, quando si manifesta, si materializza completamente, come mi ha raccontato De Boni in una delle sedute che ha avuto con Nielsen, un ragazzo di 20 anni morto in un incidente che si materializzava completamente, lui l'ha visto, e andava così mettendo la testa in grembo alla madre presente alla seduta. Quindi c'è la riproduzione perfetta delle caratteristiche somatiche del defunto. Ecco che in quel caso lì, anche in quel caso lì, il complesso animico, l'anima, ha dentro di sé tutto quello che faceva parte della personalità umana, e ecco, attraverso l'ectoplasma del medium si riproduce quasi automaticamente il complesso fisiologico del defunto, che parla e si riconosce, perché lo spirito nell'aldilà è tutta un'altra cosa. Pian piano le componenti della personalità umana le perde completamente, perché non ha più il corpo, perché non ha più bisogno di parlare, perché gli spiriti fra di loro parlano, diremo, con una comunicazione di tipo telepatico, altre percezioni, altri sensi si aprono, quindi non ha più bisogno di queste cose. Però per noi, se non riproduce in qualche modo la propria personalità umana, praticamente direi che è costretto a contraffarsi lo spirito per parlare con noi. Sì. E perché si può manifestare? Sì, ecco sì. Perché nel complesso animico rimangono registrate tutte le componenti della personalità umana, oltre la vita. Sì. Oltre la vita. E questo indirettamente ci è dato anche da altri fatti, che magari si dirà, ma l'aveva nel cervello, però è un complesso di fatti, cioè la regressione ipnotica fa ritornare indietro nel tempo. Finiamo la registrazione. Ok, sì, va bene. Dunque, avevamo parlato del come avviene la seduta medianica, no? Sì, come è, cioè, possibile. Perché ritornano queste personalità? Com'è possibile se il corpo non esiste più? E la spiegazione che hanno dato è una spiegazione logica, secondo me, e razionale. Il fatto è che queste personalità tornano e noi risentiamo la voce perfetta dei nostri cari, oppure vediamo un essere materializzato anche per breve tempo in carne ed ossa che riproduce tutte le sembianze del nostro caro scomparso, quale lo possiamo stringere, abbracciare, baciare, ci possiamo parlare. E questa direi che è una cosa, cioè, sono fatti incontrovertibili, non è che siano allucinazioni, questo è molto importante. Però tutto questo poi, anche se è stato detto da una dimensione che non è la nostra, anche se queste spiegazioni possono apparire esclusivamente metafisiche, mi ha ricordato che esistono altri fatti che direi indirettamente lo comprovano, e questi fatti potrebbero essere la regressione della memoria in stato ipnotico. Quindi c'è una zona dentro di noi, dove sia io non lo so, c'è una zona però che ritiene tutto, perché riportato indietro di decenni il soggetto ricorda perfettamente tutto quello che avvenne allora. Non solo, ma magari riportandolo all'età dell'infanzia, scrive come quando era un bambino che andava alle elementari. Quindi dentro di noi questo c'è tutto. E è solo un aspetto di questo tipo di fenomenologia. Mi è ricordarsi poi che ci sono i fenomeni di visione panoramica o memoria sintetica che si producono quando certi soggetti sono in grave pericolo di morte. E rivedono come in un filmato, e lo rivedono, attenzione, al di fuori del tempo, non più col tempo nostro, rivedono tutta la loro vita. Tant'è vero che un amico mi ha raccontato di un incidente stradale capitatogli con la macchina, è volato proprio. In quei pochi secondi, mentre lui era per aria con la macchina, che poi la macchina è caduta in un campo, non si è fatto niente, però lui era in pericolo di morte. In quei pochi secondi lui ha rivisto come in un film tutta la propria vita. Questo è come quasi un automatismo. Poi ci sono i fenomeni cosiddetti di premorte. E anche qui i soggetti,
oltre che raccontare fenomeni di bilocazione, dire che si sono ritrovati in un'altra dimensione, dire che mentre il medico stava facendogli il massaggio cardiaco, loro l'hanno visto, hanno sentito tutto quello che dicevano. Qualcuno dice che ha rivisto tutta la propria vita. Ecco, appunto, questo, tutto questo sta a dimostrare. E poi quell'altro fenomeno del poliglottismo incoerente, che si manifesta sia attraverso le voci al registratore, sia in sedute medianiche, ci fa ritenere che si trattasse di gusci animici, cioè di complessi animici o di anime in via di sfaldamento, già abbandonate dallo spirito che ha completato il proprio iter incarnativo per la conoscenza della materialità. Ecco che questi diventano come delle macchine, come dei dischi che girano e venendo sono quasi attirati da un campo medianico, e allora ecco che riproducono quello che hanno dentro. Praticamente si tratta di linguaggi che fanno parte delle loro vite passate, e tutto questo naturalmente viene, come nel caso che abbiamo detto prima, in un fenomeno di voce diretta o di materializzazione, questo a contatto col medium quasi automaticamente riproduce quello che uno ha dentro. E queste varie personalità, questi lembi di personalità che rappresenterebbero le varie vite umane che il soggetto ha passato sulla Terra, ecco che vengono fuori e si parla 2, 3, 4 lingue con parole incoerenti, completamente incoerenti. E direi che queste sono tutte... sono tutti piccoli tasselli che, guardando il quadro completo, ci fanno ritenere molto probabile e possibile che la spiegazione di tutte queste cose, a partire dal come e perché avvengono certi fenomeni medianici, possono essere possibili e rappresentino effettivamente una realtà. Senta, lei ha indagato su un caso molto particolare che permette addirittura una verifica storica dell'esistenza dell'entità che si è manifestata. Sì, questo accadde molti anni fa, accadde addirittura nel 1948, nel 1949 e nel 1950, nelle sedute che ho avuto in casa mia col nostro amico medium. Si manifestò a voce diretta, allora i fenomeni erano solo a voce diretta perché le materializzazioni erano già terminate. Si manifestò un certo padre Riccardi, a noi completamente sconosciuto, dicendo che era stato ucciso in chiesa da una donna appena finita di celebrare la messa. Era stato ucciso a Canton nell'Ohio. Ma la cosa finì lì, perché c'erano decine, centinaia le personalità a noi sconosciute, che con termine inglese si chiamano personalità drop in, che significa letteralmente saltato dentro, cioè un personaggio che a un certo momento si manifesta tutto a un tratto, ma che ci è completamente sconosciuto. E la cosa, appunto, come dicevo, finì lì, perché per noi le personalità extra che si manifestavano erano centinaia, non solo italiane ma anche straniere. Ma noi avevamo il verbale delle sedute, conservammo questi piccoli messaggi, lui ci mandò delle parole di saluto, ci augurò i più bei fiori dell'Ohio, lo stato dell'Ohio negli Stati Uniti, e la cosa finì lì. E dopo molti anni io sono venuto a contatto con degli studiosi, col dottor De Boni per esempio, il quale era amico di Stevenson. Jan Stevenson. Lo psichiatra americano che ha fatto quelle ricerche, l'hanno reso un po' famoso per le ricerche sulla reincarnazione in ogni parte del mondo. E allora mi venne in mente, ma se io scrivessi a Stevenson e gli chiedessi se è possibile fare delle indagini per vedere se questa personalità di padre Giuseppe Riccardi è effettivamente esistita? Sì, direi un sacerdote in chiesa ucciso a revolverate da una donna è un caso più unico che raro, quindi deve aver lasciato indubbiamente delle tracce indelebili. Certo, giornali o... giornali, sì, qualcosa, quindi qualcosa ci deve essere. E così io gli scrissi e lui disse che si sarebbe interessato, e ogni tanto scriveva dicendo che ancora non si sapeva niente. E passarono circa una decina di anni dopo che io gli avevo chiesto di interessarsi di questo caso, di indagare su questo caso. Se non che un giorno mi arrivò una lettera dalla sua assistente,
dall'assistente del professor Stevenson, dicendo che il padre Riccardi era stato rintracciato, che era morto nel 48, mi dava anche la data della morte, e così da lì si riservavano di darmi poi ulteriori notizie, perché le indagini sarebbero state più approfondite. Questo sacerdote era effettivamente esistito, aveva operato nella parrocchia, mi davano anche il nome della parrocchia, e da lì avrebbero fatto ulteriori indagini. Allora, da questo un amico, che è un collaboratore poi della rivista anche, il dottor Massimo Biondi di Roma, fece un'indagine, nel senso di andare a scorrere i giornali dell'epoca, i quotidiani specialmente, per vedere se si trovava la notizia della morte di questo padre Riccardi. Però bisogna riportarsi un momento a quell'epoca per capire che in Italia vigeva il fascismo e le notizie di cronaca nera erano quasi abolite. Comunque lui trovò nel giornale Il Telegrafo di Livorno, in ultima pagina, proprio un piccolo trafiletto che c'era scritto «Tragedia in una chiesa a Canton», ma non specificava in quale posto si trovava questo Canton, e quindi praticamente dava un riassunto di questo sacerdote che era stato colpito a revolverate da una donna e basta, non diceva altro. Quindi si poteva pensare Canton che fosse la grande città cinese, non certo una cittadina dello stato dell'Ohio. Comunque la cosa andò avanti, nel senso che, trovato questo e avuto la conferma, io scrissi un articolo su questo, lo scrissi un articolo su Luce Ombra, perché a quell'epoca, si era nel 1929, mi a ricordarsi che l'Italia era in condizioni molto diverse da oggi. Allora io vivevo in un piccolo paese, in questo piccolo paese abitava il medium, i giornali erano appannaggio di gente che poteva avere dei soldi per comprarli, non era come oggi, c'era molta miseria, diciamo la verità. Siete, dopo una lunga ricerca, siete giunti a dei risultati conclusivi oppure no? Sì, siamo giunti a dei risultati conclusivi, in questo senso che Stevenson in America poi ebbe anche tutti i giornali che parlavano della morte di padre Riccardi. Stevenson giustamente pensò, forse questo padre Riccardi era di origine toscana e si poteva aver parlato della morte di questo padre Riccardi, cosa molto difficile. Comunque si fecero ulteriori ricerche anche qui e si appurò che padre Riccardi era nato in uno sperduto paesino della Sicilia, a circa 100 km da Catania, quindi impossibile che in Toscana si fosse parlato della morte. La morte, con questo piccolo trafiletto su un giornale, era passata quasi inosservata, quindi com'era possibile che circa 20 anni dopo questo, il medium avesse appreso magari la notizia, come dicono chi è contrario all'ipotesi spiritica, l'avesse sepolta nell'inconscio e poi nel corso di una seduta l'avesse tirata fuori e tramite un episodio di drammatizzazione avesse ricostruito la personalità di questo sacerdote. Ma il fatto è che prima di tutto si trattava di fenomeni di voce diretta e poi le personalità di quel genere lì erano centinaia che si manifestavano, non si trattava di un'unica personalità. Quindi io e Stevenson siamo arrivati alla conclusione che effettivamente questo sacerdote si manifestò e ci lasciò questo piccolo messaggio di saluto. Per noi l'interpretazione è questa, poi. Cioè Stevenson trovò nei giornali la notizia della morte. Perché questo sacerdote era stato ucciso a revolverate da una donna e alla base di questo c'era la donna aveva creduto che questo sacerdote cercasse di avere dei rapporti con la propria figlia, che poi sembra che non sia stato. Ed è stato anche appurato che il medium non poteva sapere
secondo me non poteva, non poteva sapere questi fatti. Ciò che prova la, proverebbe la bontà proverebbe, del cioè, messaggio. L'autenticità del messaggio, cioè che questo padre Riccardi, per ragioni che non si possono capire, sia venuto a contatto con il nostro medium, visto cosa stava succedendo, ci abbia voluto dare questo piccolo messaggio di saluto, ecco, a noi, dicendo che la morte non esiste e che lui continuava a vivere in un'altra dimensione.